L'idea di questo progetto è nato dal fatto che ci siamo ritrovati su Facebook con Mauro Campobasso, che era un mio amico di oltre 20 anni fa. Ci siamo ritrovati e Mauro mi ha detto: facciamo un CD insieme. Io non me lo sono fatto ripetere due volte. E è nato così questo progetto. Lui mi ha detto: come preferisci usare la tua voce in questo momento della tua vita artistica? E io gli ho detto che mi piaceva molto usarla come strumento. E da questo è nata l'idea che la voce non soltanto cantasse temi con i testi, ma anche temi con le sillabe, con lo scat, la tipica improvvisazione vocale jazz, e anche che la voce cercasse di imitare in qualche modo i suoni degli altri strumenti, sia di quelli a corda sia di quelli dei fiati. E infatti, se noterete, insomma, durante l'esibizione c'è molto impasto sonoro, c'è molto interplay, cerchiamo di seguirci molto e di fare suoni che siano sullo stesso piano espressivo e timbrico. La voce come strumento che si amalgama a tutto il resto. Sì, non necessariamente come strumento nel senso di voce virtuosistica alla Rachel Ferrell, ma nel senso proprio del voler essere uno strumento, forse perché il mio background è quello di pianista, perché sono diplomata in pianoforte, e allora mi piace molto il fatto di poter essere strumento io. Era un po' un mio sogno, e ora che ho un po' più di dimestichezza con l'uso della voce, diciamo così, mi piace farlo, perché mi sento più padrona chiaramente della mia voce con l'esperienza. Tutti i brani, o la maggior parte di essi, erano nati per strumenti, solo successivamente è stato aggiunto un testo. Sì, è proprio per questo intento che avevamo di usare la voce come strumento. Non ho voluto toccare assolutamente i temi e ho scelto appositamente i temi che erano stati scritti per strumento. Poi Marta Raviglia, e Maurizio Danna e io stessa abbiamo messo le parole su questi brani. In uno, che io sappia, lei ha messo anche la musica. Sì. Sul Sueño, sì, è un mio brano. È una cosa che mi piace molto, scrivere, arrangiare. L'ho fatto nel precedente disco jazz, quello in cui abbiamo scritto i brani insieme io e Paolo Di Sabatino e Piero De Iulis. E adesso ho ripreso questo gusto, diciamo. Sono forse stato l'ultimo a registrare in questo disco, anche perché loro avevano registrato tutta la base, tutto qua, e poi sono venuti a Roma, dove sono io intervenuto a registrare, ma da solo, quindi non avevo visto nessuno, era tutto già registrato, quindi io mi sono inserito in sopraincisione. Il disco, quello che ho sentito finora, è un ottimo lavoro per il quale ho accettato di venire qui, e è tutto stato da vedersi adesso davanti al pubblico che risultato, che quello è, mette un po' l'adrenalina e la carica d'energia.
iniziato questo lavoro, questo progetto di Elisabetta Guido, con un concetto di jazz molto moderno. Quale? Il concetto è quello di apertura verso gli orizzonti musicali più interessanti rispetto ai musicisti che c'erano in questo disco. Da Javier Girotto a Mirko Signorile, tutti molto aperti, come dire, verso tematiche non classiche del jazz, però allo stesso tempo con un grosso background jazzistico, una grossa scuola di jazz tradizionale alle basi. Quindi l'idea è quella stata di avere un dream team, no? una formazione eccezionale sulla quale poter tessere una tela divertente in cui si intrecciasse l'avanguardia, il latin, il jazz tradizionale, e in tutto questo c'è la voce di Elisabetta, perché insomma mettere al centro lei di un lavoro del genere, lei, per suo stesso volere molto strumentale, è stato insomma complesso, però insomma alla fine un'esperienza che mi sembra abbastanza ben riuscita, della quale comunque sono molto soddisfatto. Però io ho cercato di leggere attraverso gli occhi di Elisabetta, leggere i suoi voleri, i suoi desideri e creare un suono partendo da lei. Sono due cose che mi sono piaciute particolarmente. Intanto la delicatezza e la serenità di Elisabetta nel gestire un po' tutta quanta questa operazione artistica. Il fatto di averci messo in qualche modo a nostro agio, di aver stimolato quelle che poi sono le nostre specifiche capacità. E poi l'altra cosa, che è stata un'occasione molto bella per incontrare vecchi amici e ritrovare e suonare per la prima volta insieme a musicisti con i quali non mi era mai capitato. Questo è un dato prezioso del jazz, di questa musica che amiamo particolarmente. Ormai la mia musica porta il tuo nome. Ormai si addossa la mia parola. Ormai è nuova e vecchia. Lei crede che il jazz negli ultimi anni sia entrato un po' più nel popolo, non sia più quella musica di nicchia che era considerata fino a qualche anno fa? Credo di sì, soprattutto grazie alla fusion, cioè al fatto di andare incontro ad altri generi musicali. E poi la gente, mano a mano, ascoltando il jazz, si è sempre più educata, no? A questo genere che inizialmente era di nicchia. Certo, il jazz è sempre sperimentazione. Molto spesso piace più a chi lo fa che a chi lo ascolta. Però devo dire che le ultime esperienze, anche lo scorso anno ho avuto un'esperienza di free jazz e ho visto che il pubblico rispondeva bene, eppure è il genere forse più difficile da comprendere per il pubblico, diciamo, non di addetti ai lavori. In Puglia poi in particolare sto vedendo che c'è una bella crescita, il Locomotive ad esempio era strapieno, c'erano 700 persone sedute ad ascoltarci, e quindi significa che insomma in una terra che non era abituata al jazz, se succede questo vuol dire che il jazz sta prendendo piede. Love you.
lo separare.